Benvenuti e benvenute, sono Serena e sono un'estetista. Questi che vi farò vedere oggi sono dei prodotti realizzati proprio dal sito Bio Boutique La Rosa Canina e fanno, diciamo, diverse linee. Quella che ho acquistato io si chiama Fragolosa e adesso vi faccio vedere quali prodotti ho acquistato, perché come ho detto prima, non li ho acquistati tutti, solo alcuni di questa linea fragolosa. La mousse detergente struccante e sono tutti a base di fragole e panna, quindi pensate già all'odore. Poi il siero viso idratante. Contorno occhi idratante. E la crema viso idratante. Ho deciso di comprare questa linea perché diciamo che c'è anche la linea per pelle grassa e poi ci sono anche altre linee per il corpo. Quindi diciamo c'è la linea idratante, la linea per pelle grassa e questa però principalmente io l'ho acquistata perché è una linea idratante antirughe. Infatti al suo interno c'è acido ialuronico, che diciamo alla metà è importante usarlo per prevenire le rughe. Poi ho deciso anche di comprare questi prodotti perché al suo interno ci sono anche degli estratti lenitivi. Per dire, nella mousse detergente c'è la malva, l'aloe che comunque se è equilibrata a me non dà fastidio, dipende in quale posto è nell'inci. Adesso vi faccio vedere dal cellulare quali sono gli ingredienti principali, diciamo, oltre alla fragola e alla panna, ovviamente. Ecco proprio gli attivi nel dettaglio. L'acido ialuronico è il primo, che è un anti-age e idratante, quindi aumenta l'idratazione di questi prodotti e permette di evitare la secchezza, mantenendo la pelle tonica e di contrastare l'invecchiamento cutaneo. L'estratto di malva, come ho detto prima, è particolarmente idratante e aumenta l'elasticità della pelle, aiuta a contrastare il prurito, arrossamento e macchie della pelle grazie all'azione antinfiammatoria. Aloe vera, anti-age e purificante, antibatterico antisettico, perfetto. Estratto di ribes, ricco di vitamina C e un'azione antiossidante, e va bene pure, perché io ho problemi di puperosi, quindi potrebbe andare bene. Estratto di camelia, illumina l'incarnato e elasticizza la pelle, e olio di mandorle dolci che apporta nutrimento e ha proprietà antiossidanti e contrasta l'invecchiamento. Quindi, come potete vedere, questi prodotti hanno un'azione idratante, lenitiva e antirughe, quindi sono perfetti per la mia pelle. È vero che io vi ho detto nei precedenti video che comunque ho una pelle mista che tende a essere grassa. Però se esagero con i prodotti sgrassanti la mia pelle peggiora, quindi io cerco di mantenermi sempre sull'idratante, ovviamente non troppo, cerco sempre di bilanciare comunque tutti i prodotti che utilizzo. Prima di iniziare la pulizia del viso vi dico quali erano gli altri, diciamo, prodotti di questa linea. Qua, come primo step, consigliano il burro struccante viso e occhi. Io, sinceramente, il burro struccante sul mio viso non lo userei. Quindi, però, nulla vieta che possa essere un buon prodotto, per carità. Inoltre, c'è scritto che di questa linea c'è anche fragolosa acqua micellare. Interessante. Questo prodotto potrebbe essere valido per me, probabilmente. E poi consigliano il latte detergente struccante oppure la mousse detergente struccante, quella che ho preso io, che per me il latte detergente è troppo pesante, quindi non l'ho comprato. Poi consigliano di utilizzare il tonico, però io, siccome ho diversi tonici a casa, quello della linea fragolosa per me era inutile comprarlo, ecco. Poi c'è scritto procedere con il contorno occhi idratante, quello l'ho preso perché ho detto mi potrà anche essere utile per l'inverno, perché è buono idratare anche il contorno occhi d'inverno. Poi il siero viso, e l'ho preso anche perché ovviamente il siero viso aiuta molto per le rughe. E
poi la crema idratante, che ovviamente volevo provarla perché ero curiosa. E poi consigliano 2-3 volte la settimana lo scrub viso, che io in realtà non ho voluto acquistare perché avevo paura che i granuli potessero essere grossi e che quindi non andavano bene per il mio tipo di pelle. Perché io con gli scrub ogni volta ho sempre problemi, quindi diciamo. E vado sempre a quello che mi consigliano. Di solito prendo sempre cose che mi consigliano persone che hanno già provato. Quindi non vado così a tentativi perché mi spavento. Perché una volta mi è capitato che ne ho preso uno e poi non l'ho potuto utilizzare. Quindi ecco. E infatti oggi utilizzerò questo scrub viso esfoliante che ha i granuli molto molto piccolini. Ed è di E-Brand. E niente, e come prodotti di questa linea sono finiti. Io però, visto che farò la pulizia del viso, andrò ad utilizzare anche una maschera. E diciamo per continuare questa azione anti-rughe, ho deciso di utilizzare la maschera viso effetto lift di E-Brand, che ha appunto un'azione anti-rughe. Prima di iniziare con la pulizia del viso su me stessa, volevo consigliarvi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina qui sotto per ricevere le notifiche sui prossimi video. Iniziamo con questo. Ho utilizzato la mousse e già vedo differenza rispetto a prima. Figuriamoci adesso utilizzando tutto quanto. Vedo già il viso più, diciamo, più luminoso. Adesso vi faccio vedere com'è lo scrub di E-Brand. Vedete, è molto liquido e ha dei granuli molto sottili e si riesce a passare senza comunque aggredire la pelle. È molto molto leggero. Dopo aver utilizzato lo scrub, passerò al vaporizzatore. Nel vaporizzatore ho messo questo olio essenziale alla rosa damascena di Zestor. Adesso andrò ad eseguire la strizzatura dei comedoni. Nonostante il vapore, mi sento la pelle secca. Quindi la maschera che ho scelto di utilizzare andrà benissimo per riequilibrare un po', diciamo, la pelle. E scegliendo una maschera qualificante andrei solo a peggiorare la situazione. La pelle è meno grassa del solito, sarà che magari sto facendo la dieta, quindi magari vedo meno punti neri del solito. Non sarà anche che sto mangiando senza lattosio, magari. Qualcosina sulla guancia sinistra c'è sempre. Rieccomi. Adesso, visto che sono un po' rossa, passerò dell'idrolato di camomilla che per comodità ho versato qui dentro. Userò 2 dischetti di cotone e me lo passerò come se fosse, diciamo, un tonico. La camomilla ha un'azione lenitiva e purificante e aiuta anche per i rossori, appunto, perché è molto lenitiva. Quindi va bene sia per la pelle sensibile che per la pelle grassa, in sostanza. Oggi la mia pelle aveva proprio bisogno di idratazione, quindi questo, diciamo, set di prodotti che ho deciso di utilizzare faceva proprio al caso mio, diciamo. Cosa che molti non sanno è che quando vedono una pelle molto grassa,
non sanno che può anche avere bisogno di idratazione. Si pensa subito, quando si vede una pelle grassa, di usare prodotti purificanti, cosa molto sbagliata, anche perché ci può essere una pelle grassa e sensibile, quindi una pelle mista, diciamo, però potrebbe essere scambiata per grassa, quindi cosa molto importante. Se voi che state guardando il mio video, siete, diciamo, state frequentando il corso d'estetista, questa è una cosa importante che comunque dovete sapere. Ecco. Nel caso vi dovreste, diciamo, imbattere a soggetti del genere. Quindi è molto importante. Però è anche utile saperlo, anche perché se avete una pelle come la mia, mista e sensibile, sapete più o meno su quali prodotti, diciamo, quali prodotti utilizzare, quindi è molto importante. Adesso in questa ciotolina carina verserò un po' di maschera e adesso l'andrò a mettere sul viso. Lasciare questa zona, perché anche qui possono venire le rughe. Bene, adesso ci vediamo dopo la posa con la maschera. A dopo. Rieccomi. Adesso userò il siero viso. Così dovrebbe bastare. Giusto per metterlo anche sul collo. Si assorbe velocemente e non tira molto la pelle. Certo, un pochino sì, però è normale con i sieri. Poi comunque se non volete farlo assorbire, lo mischiate con la crema e passate tutto direttamente. Io ho voluto fare così per vedere un po' il risultato, diciamo. L'odore è bellissimo, fa più o meno lo stesso odore della mousse. Adesso metto il contorno occhi, non voglio esagerare con le dosi, anche perché sono creme idratanti, quindi devo vedere come sono. Però devo dire che si assorbe subito. Quindi un altro pochino. Potete abbondare. Non era pesante come pensavo. Oh, sono io che ho la pelle secca, non lo so. Non era completamente pesante. E adesso provo la crema. Devo togliere il sigillo.
parto sempre con poco prodotto, così mi faccio un'idea. Mi faccio una sorta di massaggio. Allora, devo dire che il contorno occhi e la crema più o meno hanno la stessa consistenza, sono più o meno identici. E le creme entrambe si assorbono subito. E una cosa che ho notato è che sì, idrata, però non troppo, quindi più o meno come quella alla camomilla della Nivea. Diciamo, sì, me la sento che è abbastanza idratata, però non tantissimo, è il giusto. Quindi per una pelle mista io la consiglio questa crema, perché comunque abbinata alla mousse va bene. Già abbinata al latte detergente non lo so, ma abbinata alla mousse sì. Sì, abbastanza. Anche il siero. E poi comunque se avete problemi che vi secca la pelle il siero, lo mischiate alla crema e finisce là, e quindi non sentite quella sensazione di secchezza della pelle, quindi va benissimo. Il viso lo vedo molto luminoso. Adesso metto il mio solito burro cacao dell'Alchemilla alla torta di mele. Aspetta che lo faccio vedere meglio. È lo stesso colore del mio smalto sulle unghie. Questo passaggio per me è fondamentale, perché io sono un po' fissata che devo sempre idratare le labbra, quindi per me è fondamentale. Comunque, non so se vi ricordate com'ero all'inizio, la pelle è molto più luminosa. E io me la sento più idratata, anche se non tantissimo, vi devo dire la verità. Forse perché l'avevo particolarmente secca. Ma comunque potrei ancora abbondare con la crema, comunque ne ho utilizzato poco. Forse mi sento un po' secca questa zona qui. Infatti adesso metto un altro po' di crema. Però quando non ho trovato un prodotto, meglio iniziare con poche dosi. Così vi fate un'idea. Anche così magari non buttate nemmeno prodotto. Ecco, adesso mi sento meglio. Mi sento più a mio agio. La crema è, come ho detto prima, idratante, ma non troppo, quindi va benissimo. Infatti me lo immaginavo che questi prodotti erano buoni, perché di solito la Rosa Canina porta sempre prodotti ottimi, quindi devo dire complimenti alla Boutique Rosa Canina. Questi prodotti sono buoni per me, secondo me. E poi secondo me, utilizzati nel tempo, idrateranno ancora di più la mia pelle, che adesso diciamo è un po' così, perché magari dopo l'estate un po' di secchezza forse ci sta, anche provocata dai raggi solari che sono molto forti. Secondo me ci sta. Una cosa che ci tenevo a dirvi è di non improvvisarvi a casa. Questa è solo una dimostrazione. Meglio comunque, quando si effettua una pulizia del viso, affidarsi sempre a un professionista, perché solo una persona del mestiere sa che prodotti
comunque utilizzare sulla vostra pelle, perché c'è sempre uno studio dietro. Questa persona ha studiato precedentemente queste cose, quindi sa quali prodotti utilizzare sul vostro tipo di pelle. Diciamo che in linea di massima più o meno vi ho fatto capire che prodotti utilizzare, però ci possono essere persone con problemi di intolleranze, allergie, persone con la pelle molto più sensibile della mia, perciò meglio comunque affidarsi sempre a un estetista, perché solo lei vi potrà aiutare con la scelta dei prodotti e tutto, e vi potrà anche consigliare che prodotti utilizzare a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo presto con un prossimo video.